Eccoci qua ragazzi, dunque siamo tornati ancora una volta su Red Dead. Come vedete stiamo andando a fare la missione di Eagle Fly, ovvero Aquila che vola, piove, c'è maltempo e siamo con un nuovo cavallo che abbiamo chiamato Serpollo. Deve essermi partito anche un nuovo bug all'interno della missione perché come vedete ho ammazzato un po' di gente, di uomini di legge e sta continuando a scendermi, come dire, l'onore. Così, non ho capito perché, comunque. Foreman, his name is Danbury. He's the files in the office above the refinery room. It's that window with the blind drawn up. Yes, sir. If the files are as incriminating as we believe, Mr. Cornwall's men will destroy them if they know you're coming. There's only one way, sir. I don't intend for them to know I'm coming. What will the files say? It'll be a report from Leyland Oil Development Company. You got the money? Yes. Any ideas how I sneak into this place? If you crawl under the fence or hide in the wagon, they keep rolling in. I'm gonna take a look. If there's a problem, call for me. I thought the whole point was that this had nothing to do with you. Ideally. Allora, ragazzi, posso dirvi che, come si chiama? Ecco qua, che la pioggia non mi piace su sto gioco come l'hanno resa. Ecco qua. Allora, eccoci qua. Teniamo premuto e attiviamo la visuale dinamica, così ci godiamo un po' il panorama, per quanto la pioggia è molto brutta come l'hanno resa. Sembrano proprio delle pixelate qua e là, non lo so. Quindi, poi ognuno ha il suo parere. Dunque, dobbiamo introdurci in questo luogo, questa raffineria, se ho capito. E ci siamo nascosti, come vedete, sul carro che... E vedremo un attimo come gestire la cosa. La missione potrebbe portarci alla morte perché la zona è difficile, quindi mi vedrò costretto ad operare dei tagli se succede la cosa. Speriamo di no. Stiamo lavorando appunto con Aquila che vola, proprio per il motivo che lui è più sul fare guerra all'uomo bianco. Da quello che vediamo. Per fortuna non controllano il carico. E ricordiamoci, ragazzi, questo locale, appunto, la Cornwall Oil Enterprises, perché verrà utile. Ecco qui, stiamo scendendo dal carro. Ora dobbiamo muoverci in questa direzione senza farci ovviamente vedere. Quindi nel caso prepariamo il coltello per uccidere furtivamente. Qua dobbiamo salire di qui. Se mi ricordo bene, se dobbiamo salire, potrebbe aver appena fatto un fail pazzesco, raga. No, non dobbiamo salire, la porta era quella. La porta non era neanche questa, ragazzi. Dobbiamo riscendere. Scusate, i comandi sono un po' spartani. E forse ce l'avevano lasciata anche aperta. Qui ne abbiamo uno lì, ragazzi. Dobbiamo eliminarlo. Gridato intruso, ma forse siamo in tempo. Eccone là un altro. Perdiamo onore, ragazzi, ogni volta che ne eliminiamo uno. Attenzione.
Raggiungi il piano superiore, dunque. Dobbiamo trovare le scale, non mi ricordo più dove erano. Eccole. Allora, qua dobbiamo capire se la guardia è lì. Allora, perdiamo onore, ragazzi, però io lo sterminerei perché è un po' pericoloso. E qua fammi vedere cosa hai addosso. Già che ci siamo, una frugata. Poi in qualche modo lo recupero questo onore che perdiamo. Ecco, dobbiamo entrare qui, ragazzi. Ecco qui che parla Danbury. Allora, fuggiamo attraverso la finestra. Aia. Ok, ragazzi. Headshot. Dobbiamo raggiungere quel luogo. È dove probabilmente Aquila che vola ha fatto esplodere tutto quanto per regalarci un diversivo. Ragazzi, non si sta nascondendo, non si sta nascondendo dietro alle casse. Porcaccia la miseria, guardate come mi hanno ridotto. Cerchiamo di raggiungere quel luogo, fortuna che avevo le medicine, se no era una morte assicurata lì. Ci stanno sparando ancora addosso, eh. E sparare lì indietro, sapete quanta fatica io faccio. Ragazzi, questo gli ho appena sparato in testa ed è ancora vivo.
Alleluia, per fortuna. So you met Mr. Danbury? Yes, don't worry, he was very obliged. I thought you wasn't getting involved. Thought you were gonna enter and leave silent. Thank you. You saved my life. Thank you. I hope. Well, I don't know what I hope. But who knows? Maybe these will be of some use. Here's your money. Thank you. Ed ecco qui ragazzi, abbiamo fatto un po' di soldi, un bel po' di soldi, e siamo pronti per proseguire la nostra avventura, quindi tutto è decisamente lontano da dove siamo. Ci rimettiamo il nostro cappello, ecco qui, non l'ha preso, mannaggia al videogioco. Ecco qua, adesso abbiamo il cappello, siamo tornati ad essere veri cowboy. Dunque, io vi saluto qui e ci vediamo a breve per il seguito di questo episodio. Vi faccio un taglio, come dico sempre, e su questa schermata, su questa luna quasi piena, noi ci vediamo a breve. Rimanete con me. Ed eccoci ragazzi, dunque, abbiamo cambiato abito e siamo pronti per andare a parlare un attimo con Leopold Strauss e poi proseguire nella nostra main run. Appunto, andiamo a vedere i nuovi creditori di Leopold Strauss. Mr. Morgan. Still working, Mr. Strauss. What you been up to? Trying to wrap up our accounts before we leave, Mr. Morgan. So you'll be joining us in Tahiti? I rather fancied Australia. A similar kind of people to us. Lots of opportunity. Dutch tells me we're going to be ranchers. Perhaps, but so far we have not raised many cattle. So, Mr. Morgan, will you help me finalize our business here? This is filthy work. We'll need money in Australia. But for cattle and feed, I mean. Why flinch now? You never have done before. Well, here they are. Some fishermen by the name of Davison, Algie Davison, living in a place called Catfish Jackson near Scarlet Meadows. A fisherman. And that's it. We're a union built on that, you know. Yeah. Okay. Quindi ragazzi, un pescatore a cui andare a prendere il nostro debito da, appunto, soldi che gli ha prestato Strauss. E ora toccherà a noi andare a parlare con Sally Adler, se mi ricordo bene, per far avanzare la nostra, come dire, missione. Avete notato che Arthur ha tossito? Tenete d'occhio questo dettaglio, ragazzi, i dettagli sono importanti, molto molto importanti. Dunque, dove sei Sally? Eccola lì, vestita come Tex Wheeler, come vedete. Joined high society. Oh, Lord above. Yeah, seems so. I think my days in polite society are over. Well, I just saw Bill Williamson at a party at the San Denise mayor's house. If he can do it, anyone can. You get any leads? Well, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on, we need to talk. Mrs. Adler, will you excuse us? When are you gonna let me come robbing with you, Dutch? My lord, a few more like her, we could take over the whole world. A few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Now, the Crowley bus station. I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. I ain't never robbed in a city before. Well, you leave the planning to me. You'll ride with me. Always. Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon. I say, Lenny. Not Mike. Well, that depends if you want a massacre or a payday. No, I wish that there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make him change. Very funny.
What is that? What the hell have they done to me? Look, they have a tree line. Everybody take cover! The Disco Boys are coming! Dunque, un attacco, ragazzi, un attacco degli O'Driscoll, a quanto pare. Cambiamo arma, abbiamo il nostro fucile. E hanno mandato indietro Kieran, belle che morto, come avete visto. Finché posso piazzerò headshot, però abbiamo bisogno dell'aiuto anche degli altri. Ecco, avete visto che... Dunque, vediamo dove andare, ragazzi. Come vedete, ci ha mandato via, proprio. Abbiamo sparato un bel po', ragazzi, prima di poterli beccare. Allora, proviamo i proiettili ad espansione, ragazzi. Non li ho mai provati, li avevo creati. Tempo di caricare e proviamo. Rifugiati all'interno della casa. Ok, però Charles, ragazzi, non stava entrando neanche. Perfetto, sono entrati. Quindi, ragazzi, molto sempre rapido il nostro... I proiettili di espansione, ragazzi, sono veramente validi da quello che vediamo. Non li ho usati fino ad adesso. Ok, dobbiamo andare a salvare Mrs. Adler, ragazzi, che non è che ha così tanto bisogno di essere salvata, però il gioco richiede che noi la raggiungiamo. Ok, proviamo i proiettili veloci ora, ragazzi. Lei comunque deve vendicarsi, ragazzi, perché gli O'Driscoll sono quelli che hanno ammazzato suo marito. Allora, ripoppiamo i Dead Eye, ragazzi, sperando che vada tutto bene. Guardate lei come spara, proprio una piccola furia Mrs. Adler, ragazzi. Ok, sta andando di lì, perfetto, ti raggiungo, Sadi.
Non sappiamo dove sedi, ragazzi, ma abbiamo dovuto cercare una copertura. Per fortuna che ci sta aiutando anche lei. Insieme trionfiamo, a quanto pare. Ok, fuori un altro. Sedie qua, perfetto. Allora, stiamo finendo i proiettili veloci, Rifugiamoci qua dietro e usiamo un oggetto, i biscotti, per ripoppare vita. No, non ripoppano vita i biscotti. Ah, grande, c'è Charles, ragazzi. Medicina, veloce. Si ritirano. Fuoco a volontà, dai. Swanson, could you take this boy and bury him someplace near, but not too near? Of course. Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pierce, Miss Grimshaw. Already taken care of it. Come on now, work. Colm O'Driscoll. That man can really hate me. So can I, Arthur. So can I. We need to get moving. Away from here. So we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. Meet me near the trolley station. We got work. Shall we? Yep. Ok, incominceremo a spostare i cadaveri insieme a John Marston. Quindi sempre Arthur e John, il passaggio tra Red Dead 1, che poi è il seguito di Red Dead 2, e il nostro videogioco che stiamo giocando. Quindi sempre loro due che fanno questo passaggio. That's what love has done to her, I guess. Perfetto, ragazzi. Allora, come vedete, sì, abbiamo fatto la nostra missione. Dobbiamo raggiungere Dutch van der Linde. Fatemi fare il punto della situazione. A Saint-Denis, immagino. Quindi, e abbiamo uno dei creditori di Strauss qua. Davidson, il pescatore. Quindi, dunque ragazzi, io andrei da Dutch a Saint-Denis e per andarci useremo il viaggio rapido. Quindi, rientriamo in casa. Oh, Arthur, I can't believe those pigs did that to him. Yeah. He was such a gentle soul. Yeah, he saved my life one time. I'll miss it. You make the bastards pay, Arthur. If we get the chance, we surely shall. Prima o poi, ragazzi, chiuderemo la questione con gli O'Driscoll, non è un problema. Quindi torniamo in camera nostra, come vedete. In camera di Arthur, dove ci hanno sistemato, almeno. E useremo la mappa per fare il viaggio rapido. Perfetto. Allora, viaggiamo ragazzi a Saint-Denis, dove ci aspetta appunto il nostro amico Dutch. Partiamo con il nostro nuovo cavallo, che vabbè, forse l'avete già visto in altri episodi, o episodi speciali che vi ho fatto di recente, e a breve ce ne sarà un altro, ragazzi, dopo questa scena di episodio, molto carino secondo me, vi invito a vederlo. Il nostro nuovo cavallo Serpollo, come abbiamo deciso di chiamarlo, come almeno io ho deciso di chiamarlo. Allora, eccoci agli albori della rivoluzione industriale, continuiamo ragazzi, continuiamo sempre.
senza mai fermarci. Quindi abbiamo visto l'assalto alla Cornwall Royal Enterprises insieme ad Aquila Kevore. Adesso ci siamo difesi a Shelly, come vedete, dalle angherie dei Driscoll, o degli O'Driscoll, scusate, non l'ho pronunciato bene. Oh, finalmente livello 2 con il nostro Serpollo. Dunque, poi non prenderò più cavalli, ragazzi, terrò Serpollo come... cioè, riprenderò probabilmente Frigobar e useremo quello, anche perché abbiamo 4 box al massimo per i cavalli. E il gioco ci permette di potenziarne per appunto 4, quindi... continuiamo a girare in mezzo a Saint-Denis alla ricerca del nostro amico Dutch van der Linde. E stiamo andando sui binari del tram, ragazzi, perché dobbiamo fare il colpo al tram. Il colpo di cui ci ha parlato, se vi ricordate, Angelo Bronte, l'uomo d'onore, giustamente, no? Colui che è stato fautore del ritrovamento di Jack Marston. There you are. Come on, keep walking. You're late. A couple of days in this place you turned into some cock-watching city boy. What's the urgency? We need to leave forever. We've been doing well, making money, but for us all to leave together, we need enough for a boat. Now I found a friendly ship captain, and he's willing to take us to Australia or Tahiti. We just need to pay for passage and give him money for land when we get there. No questions asked. We will disappear, be reborn. Well, where the hell is Tahiti? South Pacific, an untouched paradise. Who lives there? Tahitians, I guess. We made a bit of money on that riverboat job, but not enough for us to leave and live peacefully. Where's the rest coming from? In there. So we are going about that place. Well, I didn't think we was fixing the plumbing. I don't know if you have noticed, but we are on the clock. I reckon we got a few days before the Pinkerton show, and then we're done. Now we need money. Bronte said this place has got money. Come on! Ladies and gentlemen, this is a robbery. Behave as I tell you, and none of you will die. Annoy me, and you all will. Now remember, you need to give me all your money now. Don't make... Allora prendiamo entrambe le pistole, ragazzi. Allora, continuiamo a rapinare gente. Perdiamo morale a ogni azione, ragazzi. Svuotiamo la cassaforte. There's almost nothing here. There should be stacks of cash in there. He told us there was. Look again. There's no stacks. A few dollars in coins. That's it. Damn. We got a problem. There's a ton of cops out there. Right now, we got you surrounded. That greasy son of a bitch. He set us up. I think you seem like a good time for sarcasm to you, Arthur. You gonna do, gentlemen? Something. Follow me, gentlemen. Ok, prendiamo il tram, ragazzi. Come... perfetto, ora saremo anche ricercati a Saint-Denis per...
Fuoco, ora, ora. Ok. Fantastico. Forza, tutti fuori. Siamo in una posizione strana. Tutti fuori e si scappa a piedi per il vicolo. Ok. Prendiamo le doppie pistole. Allora, dobbiamo riempirci il Dead Eye, ragazzi. Indispensabile in questo momento. No, dove sono gli altri? Ne arrivano altri, ne arrivano altri. Una copertura, ragazzi. Cioè, io cerco di shottare quelli in alto. Ok, andati. Dove sono gli altri ora? Ok, seguiamo Dutch. Forza. Di qua, di qua. Qua dentro. Ok, veloci, veloci. Attenzione ragazzi, ci serve Dead Eye e ci serve anche parecchia energia veloce. Siamo vista veramente brutta, credetemi. Guardate quanto Dead Eye ho dovuto sprecare, perché comunque la telecamera è parecchio ballerina. Facciamo fatica, ragazzi. Stiamo facendo un massacro di polizia, mica da ridere, di guardie, quindi. Abbiamo finito Dead Eye, ragazzi. Ok, andiamo, andiamo. Però per Lenny e caro Dutch non vi posso ammazzare tutti io i nemici. Ogni volta che uccidiamo un uomo di legge perdiamo morale, a quanto pare, ragazzi. O comunque ogni tot. Per fortuna non è ogni volta ognuno.
Eh sì, un attimo. Vai Lenny, vai! Veloce! Ecco ragazzi, questa è una missione parecchio complicata, come vedete. Allora, a espansione e a espansione, perfetto. Cambiamo i proiettili, veloce, 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 cambia, ricarica, ricarica Arthur. Siamo fuori pericolo. Arriva ancora qualcuno? Qualcuno da questo lato. Ok, sul ponte ragazzi. Forse siamo riusciti a scappare da Saint-Denis. Ok, fortuna che era un barile esplosivo. Guardate la taglia, ragazzi. Ricercati ovviamente, o vivi o morti con questa taglia. Shut up, Arthur. He set us up. Played me like a yokel. Put the law on us. What did we do to him? What did I do to him? I guess he thinks he's the king around here. He don't want the likes of you. So, what are we doing next, dude? We just need money. One more decent take and we're gone. The bank is our bet. Hosea agrees. Even after that, especially after that. I don't feel so good. Now you just got a bash on the head. Come on, I'm taking you back to camp. Hey, you did real good there, Lenny. Just wish it could have turned out better. Well, can't win them all. Perfetto ragazzi, dunque se vi è piaciuto l'episodio, visto che abbiamo registrato parecchio, è stato molto lungo questo episodio, abbiamo visto tre missioni, lasciate un like oppure iscrivetevi al canale per sapere quando il prossimo episodio, che sarà il 35.5 che vi ho già preparato e ho già montato, il migliore fra gli uomini e una donna, mi pare si chiami così, andrà online, quindi sarà un episodio speciale, ovviamente un filler, e che altro dire ragazzi? Ci vediamo sempre qui sul canale, grazie di essere sempre con me e alla prossima. E mi raccomando, fuori legge per la vita. Alla prossima, ciao ciao ragazzi.